La Calabria è una terra meravigliosa, da troppo tempo svuotata dalla 'ndrangheta, dai poteri occulti e dai soliti politici, quelli che da decenni mangiano a spese altrui. Nel mio mandato parlamentare ho combattuto questo sistema senza paura. Noi chiediamo che sia subito istituito un tavolo tecnico presso la prefettura di Vibo e di Catanzaro, al quale chiediamo che partecipi un rappresentante del Ministero della Salute, l'ISPRA, i tecnici dell'ARPCAL non indagati e ovviamente le associazioni che sono importantissime per uscire insomma, da questo stato emergenziale. Io ho detto a Banca d'Italia, non vi ho mai visto far entrare né dalla porta principale né da quella di servizio i risparmiatori. Voi avete sempre protetto e tutelato i banchieri che dovevano essere invece coloro i quali voi vigilavate affinché non rubassero. Signor rappresentante del governo, la sua risposta non mi soddisfa affatto. Essa non tiene conto, infatti, delle tante persone truffate, usurate e costrette a subire abusi dalle banche. In secondo luogo, la sua risposta non considera a modo l'impunità di chi ha rubato denaro. Tutti si devono assumere la responsabilità delle cose che vengono a dire, che soprattutto le cose che decideranno di non fare. Noi ci inseriamo in questo percorso di lotta e di battaglia assieme a loro. Giù ad aspettare la delegazione grillina una rappresentanza dell'ENI. Anche questo sito, l'unico in Calabria, rischia di chiudere i battenti e intanto si aspetta il 9 luglio per il prossimo tavolo tecnico in prefettura. La deputata grillina parte da qui ad illustrare l'attività svolta a Montecitorio in questi mesi di legislatura. Interrogazioni e proposte di legge sui temi cari al movimento, dalla abolizione dei rimborsi elettorali al reddito di cittadinanza, ma anche le questioni locali. Una su tutte, il futuro dello stabilimento Italcementi di Vibo Marina. I tavoli tecnici al Ministero dello Sviluppo Economico al momento sono serviti a poco, dice. Tra le vertenze da affrontare, quella dei 131 lavoratori di Calabria IT. Anche su questo la posizione è netta. Noi pretendiamo che il Presidente del Consiglio regionale, Talarico, si faccia garante di revocare i licenziamenti di 131 dipendenti di Calabria IT e che questi dipendenti vengano riassorbiti in Fincalabra, così come prevede la stessa legge regionale. Il Movimento 5 Stelle alla Lamezia per la presentazione è arrivato anche il membro del direttivo dei Pentastellati Luigi Di Maio e allora sentiamole, li vedo in diretta con Ilaria Raffaele insieme alla deputata Dalila Nesci. Buonasera Ilaria, a te la linea. Buonasera a te, buonasera ai telespettatori, alle mie spalle alla Lamezia Terme c'è il palco, la manifestazione è ancora in corso, una piazza che Luigi Di Maio ha definito straordinaria in Calabria. Non sarà mai vista tanta gente qui per voi? Soprattutto tantissime persone che vogliono una sanità differente, che vogliono una regione differente, che ci chiedono anche di governarla questa regione, visto i fallimenti degli ultimi anni dei partiti di centrodestra e di centrosinistra. La vicenda del ragazzo, denuncia la deputata del Movimento 5 Stelle, Dalila Nesci, è emblematica di una sanità disumana, sprofondata nelle contraddizioni, preoccupata solo dei conti, cieca sulla riduzione degli sprechi veri e violenta contro i più deboli. Con noi c'è il direttore del giornale del quotidiano L'Ora della Calabria, Luciano Regolo. Siamo qui perché vogliamo denunciare il grave condizionamento dell'informazione in Calabria. La parlamentare calabrese del Movimento 5 Stelle, Dalila Nesci, che ha organizzato una conferenza stampa per chiedere aiuto all'opinione pubblica. Con lettera formale ho chiesto un incontro al vice ministro dell'interno Bubbico per sapere le motivazioni di questa scelta ingiustificata e ingiustificabile e soprattutto per illustrargli la situazione inquietante che vive il vibonese. Un incubo durato dal 92 fino al 2005, quello dell'usura, finché il tribunale di Vibo Valentia non aveva dichiarato il fallimento del suo negozio. Da allora Ruello si è ribellato e ha denunciato i suoi aguzzini in una realtà come quella di Vibo Valentia, certamente tra le province calabresi quella dove il condizionamento mafioso raggiunge livelli di maggiore pervasività. Parlamentare Dalila Nesci. Oggi sono qui come portavoce del Movimento 5 Stelle in Parlamento per dimostrare che tutto il movimento segue l'attività dei nostri consiglieri sul territorio, in particolare qui ad Amantea, e il nostro sostegno va alla loro attività. I 5 Stelle chiedono chiarezza e che le responsabilità vengano accertate. Di moralizzazione del potere pubblico in Calabria parla la parlamentare del Movimento 5 Stelle, Dalila Nesci. Le denunce del Movimento 5 Stelle erano fondate e soprattutto sono efficaci, perché proprio con gli atti parlamentari e con queste denunce che noi stiamo lottando contro gli abusi di palazzo, stiamo intervenendo nella gestione amministrativa, nella sanità e soprattutto sugli stipendi d'oro di questi dirigenti regionali che sono stati nominati fuori legge. In Calabria, conclude
chiudono, è scoppiata una questione morale tutta interna al Partito Democratico che noi avevamo già denunciato. E la giunta guidata da Mario Oliverio, praticamente tutta indagata tranne il presidente. Come riferisce la parlamentare 5 Stelle Dalila Nesci, il sottosegretario Bocci ha escluso misure straordinarie per il vibonese. Maria Vittoria Morano. Facce scure dentro le tende, accampate ormai da settimane in piazza Municipio, nel cuore della città capoluogo di provincia. Dal pubblico al privato non c'è settore nel vibonese che non sia interessato da una vertenza e così lo stato di agitazione va avanti. Mentre dalla capitale, riferisce la deputata del Movimento 5 Stelle, Dalila Nesci, non arrivano affatto notizie rassicuranti. Ho parlato con il sottosegretario Bocci al telefono poco fa, mi ha chiaramente detto che non c'è nessuna intenzione di intervenire in maniera straordinaria sulla provincia di Vibo. Infiltrazioni mafiose. La parlamentare del Movimento 5 Stelle, Dalila Nesci, ha presentato la proposta di legge sullo scioglimento degli enti per condizionamento mafioso. Sanità e ambiente, Cosa Nostra, la denuncia del Movimento 5 Stelle, procuratore Gratteri. Il Movimento lancia l'input di un documento unitario con i comitati per gli aeroporti di Crotone e Reggio Calabria da sottoporre ai parlamentari calabresi con l'obiettivo di avviare un'efficace concertazione istituzionale. Giacciono, come potete vedere, montagne di fascicoli e carte che riguardano il demanio. Noi abbiamo una sentinella. Una sentinella che con il suo lavoro e con il suo impegno senza tregua difende i cittadini calabresi. Dalila Nesci. Una raccolta di dati, fatti, anche esposti presentati nelle varie procure della regione all'ex tavolo massicci che di sanità si occupa, quello del Movimento 5 Stelle. Le questioni sul tavolo sono tante. Siamo gli unici a combattere il sistema degli abusi nel silenzio delle altre forze politiche, sempre sedute a spartirsi poltrone ed interessi. Soltanto noi del Movimento 5 Stelle abbiamo avuto il coraggio di contrastare in concreto i tagli nella sanità e negli altri settori pubblici, partendo dalle cause reali, cioè dall'imbroglio dell'euro. Dalla truffa del debito pubblico, delle misure di contenimento e dai cosiddetti aiuti agli Stati europei derivano la soppressione dei posti letto negli ospedali, la calca di pazienti nelle corsie, i reparti e le strutture d'emergenza, i frequenti errori sanitari, l'impennata delle patologie e dell'insicurezza delle cure. Arriviamo alle responsabilità politiche di oggi, perché qui c'è il presidente Oliverio che si è stracciato le vesti per dire che avrebbe riattivato l'ospedale di Praia Mare e invece ha accettato supinamente la nuova rete del commissario Scura e Urbani. Nessun piano per rimodulare la sanità, la giunta regionale non ne ha mai presentato uno e la risposta che Dalila Nesci, deputato 5 Stelle, ha avuto in aula venerdì scorso dal sottosegretario De Filippo. Il commissariamento della sanità in Calabria resta in piedi anche per questo motivo, sotto accusa l'operato del presidente. Il problema della sanità calabrese risiede proprio qui dentro, nel palazzo regionale, perché il governatore Oliverio eletto nel 2014 ha rinunciato al suo mandato. Dalila Nesci ha annunciato anche di avere presentato un esposto all'autorità giudiziaria per accertare eventuali responsabilità, senza sconti per nessuno. Chi ha sbagliato cosa? Non solo il presidente Oliverio nel mirino, ma anche il commissario Scura. Abbiamo incontrato il procuratore Lombardo consegnandogli questi due esposti che riguardano il finanziamento all'azienda ospedaliera universitaria Mater Domini da parte della regione Calabria e anche uno sulla convenzione tra l'ospedale pugliese Ciaccio di Catanzaro e il Bambin Gesù di Roma. È scandaloso che non ci sia una terapia intensiva dedicata. Un paziente che viene operato al cuore e poi viene trasportato in rianimazione generale con chi ha fatto altri tipi di interventi. Quindi i rischi sono altissimi. I soldi per realizzare questa terapia intensiva ci sono, quindi l'Università di Catanzaro si sbriga a realizzarla visto che riceve dalla Regione Calabria illecitamente 12 milioni di euro all'anno. Questo fa parte di una denuncia del Movimento 5 Stelle già fatta alla Corte dei Conti e alla Procura di Catanzaro. Prima il sottosegretario ha chiamato delibera un decreto commissariale e ha detto, a mio avviso, una serie di sciocchezze giuridiche. Il Movimento 5 Stelle, che da subito aveva sostenuto l'illegittimità della nomina, è sottoposto il caso al governo, ai ministeri competenti, ma anche alla regione e al commissario Scura, da ultimo all'autorità di Cantone. Nessuno ha mosso un dito, dichiara la deputata Dalila Nesci. La politica calabrese è rimasta in completo silenzio per opportunismo. Se credi in un'altra Calabria e in un'altra Italia, votami.